Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi torno con il video sui prodotti terminati del periodo. Ne ho tantissimi perché da un po' che non faccio questo video. Vi anticipo già che le cose che vi faccio vedere sempre le ho cestinate ancora prima di fare il video perché non voglio annoiarvi con le solite cose. Comunque le trovate sempre nei miei video precedenti, nei prodotti che ricompro, insomma, sono sempre quelle. Quindi parto dal corpo, vi faccio vedere tre prodotti di Balea. Allora, questo After Sun doccia gel rinfrescante che ho scoperto l'anno scorso, è ottimo, utilizzato al mare o in piscina perché toglie i residui di crema solare, cloro e acqua salata. Ha un effetto proprio rinfrescante, è una profumazione prettamente estiva, proprio di spiaggia, una profumazione buonissima. E ne ho un altro in scorta di questo, quindi lo utilizzeremo più avanti. Poi altri due doccia gel, questo che è il mio preferito in assoluto, che vi ho promosso nei top e flop low cost, con estratto di vaniglia e profumo di pesca. Questo è il migliore per me a livello di profumazione, il migliore provato finora. L'altro, sempre buono, però per me questo lo batte, è con estratto di fiori di ibisco e profumo di latte di cocco. Anche questo non è male. Però questo qua è veramente meraviglioso come profumazione. Per il resto pulisce bene, ha una formula che mi piace perché non scivola sulla pelle e il doccia gel in estate lo tendo a preferire perché è un pochino più rinfrescante. Un prodotto di Vidal invece, questo è un bagno doccia mango e ibisco che mi è piaciuto molto per la profumazione. Questo ha una texture leggermente in crema, però anche questo è comunque gradevole da utilizzare d'estate perché ha una profumazione prettamente estiva. Questo l'avevo trovato in offerta da Lidl, penso che si trovi comunque in grande distribuzione. Ci è piaciuto molto perché si sente il mango e a me la profumazione di mango piace tantissimo. Una mousse doccia di Balea, questa con estratto di rose. Si chiama Pink Blossom, ne ho un'altra in scorta perché visto che mi era piaciuta quando sono tornata al DM ne ho acquistata un'altra. Le mousse doccia di Balea mi piacciono tutte, sia a livello di profumazione che a livello di funzione, poi sulla pelle io le utilizzo per radermi sostanzialmente sotto la doccia, non le utilizzo per lavarmi perché non mi piace particolarmente lavarmi con una mousse. Però questa è veramente ottima, sia a livello di profumazione che di performance, piaciuta tantissimo. Poi passando invece ai detergenti per le mani, questo è un prodotto che vi faccio vedere ogni tanto, quindi l'ho tenuto perché è un prodotto ottimo per le mani, soprattutto se le avete delicate e le lavate spesso. Questo è di Omnia, non sapone, mani e viso all'olio di argan. Ha una profumazione anche questo che a me piace tantissimo, sa proprio di pulito, è molto buona come profumazione, anche utilizzato sul viso, mi piace, rimane molto delicato e non contenendo sapone non va assolutamente a seccare la pelle. Questo ho visto che adesso è anche in offerta alla Coop e ho visto anche le ricariche da mezzo litro, un litro, non ricordo, però solo all'aloe. Quello all'aloe non l'ho mai provato, però mi incuriosisce perché comunque ha un ottimo prezzo e funziona molto bene. Poi altri due detergenti per le mani di Balea. Questo è un sapone cremoso al profumo di latte e miele, sempre buonissimo. L'altro, un pochino più estivo, questo sapone in gel al profumo di giglio bianco e pesca. Questo è il secondo che ricompro, il secondo e il terzo. C'è anche alla ciliegia, molto buono. Questi costano poco e sono sempre molto validi, cosa che vi dico praticamente tutte le volte che ve li faccio vedere. Poi, passando ai prodotti per capelli, abbiamo terminato questo shampoo di Balea, che è uno shampoo che dovrebbe donare volume al profumo di frutti di bosco per capelli sottili e fini, senza siliconi. Questo è un prodotto che a me secca particolarmente i capelli, quindi l'hanno terminato mio figlio e mio marito. La profumazione è ottima. Ma mi è piaciuta tantissimo, peccato che tenda a seccarmi i capelli. Adesso ne sto utilizzando un altro, sempre di Balea, che è quello al cocco. Con quello mi sto trovando meglio. Quello che ho utilizzato anche stamattina mi lascia i capelli morbidi, ma anche perché poi dopo
utilizzo la maschera che mi piace tanto, che vi ho mostrato nei top e flop low cost. Uno shampoo antigiallo terminato, questo è di Previa, mi era stato consigliato da una di voi, mi è piaciuto tantissimo questo shampoo perché non mi secca assolutamente i capelli, cosa che invece gli shampoo antigiallo tendono a fare. Adesso ne sto utilizzando un altro di Balea. Però devo ancora capire se mi piace o no. Comunque, questo tra l'altro ha una buonissima profumazione di frutti di bosco ed è un prodotto che io avevo acquistato sul loro sito ufficiale, ma dovrebbe trovarsi anche su Amazon. Questo va proprio a contrastare i riflessi gialli. Io di solito lo utilizzavo dopo la tinta, oppure lo utilizzo solitamente una volta ogni 2 settimane, lo shampoo antigiallo non lo utilizzo così spesso, ma questo veramente è super consigliato, non costa poco, però fa un ottimo lavoro. Altri due shampoo in mini taglia, questi li avevamo portati al mare. Uno è di Benecos, lo shampoo con aloe vera. Questo lasciava i capelli morbidissimi, ci è piaciuto, però non so dirvi tanto perché comunque era piccolino, mi lavava bene i capelli e me li lasciava super morbidi. Questo invece è di Bioscalin, shampoo fortificante volumizzante per capelli fini e sfibrati. Si dovrebbe trovare in vendita anche la travel size. Io questa l'ho trovata dentro alla My Beauty Box, mi è piaciuto perché lasciava i capelli leggeri sul fatto di lasciare i capelli voluminosi, onestamente non ho notato differenze, però è uno shampoo che mi è piaciuto da utilizzare in vacanza, lavavo i capelli praticamente tutti i giorni, quindi non vi so dire se poi li lasciava puliti per più giorni. Poi un balsamo che vi faccio vedere al volo, quello di PH Bio Camomilla e Aloe Vera per capelli colorati e sensibili, già ricomprato da Lidl. Questo è il mio preferito low cost perché è un balsamo che lascia i capelli belli districati, non scivola sui capelli, insomma mi piace sempre tanto. Due maschere per capelli, poi questa di Essol Natural Bio Arancio Bergamotto Rigenerante, ottima questa maschera, lascia i capelli districati, morbidissimi e luminosi. Da abbinare allo shampoo della stessa linea è perfetta. Adesso sto utilizzando quella da 1 minuto che vi ho mostrato nel video top e flop, ma anche questa poi non è che la tenessi tanto di più sui capelli e li districava perfettamente, anche se c'è scritto di tenerla 5 minuti. Io 5 minuti non ce la posso fare. Poi terminata l'Air Food Anguria Rivitalizzante, maschera 3 in 1, questa si può utilizzare sia come balsamo che come maschera pre-shampoo, che come prodotto di styling, trattamento senza risciacquo. Io di solito la utilizzo come maschera notturna, ve lo dico tutte le volte che vi faccio vedere queste maschere. Io praticamente faccio un impacco alla sera prima di andare a dormire, poi faccio uno chignon. Non metto pellicola, cose varie, perché viene assorbita bene dai capelli, non mi sporca neanche il cuscino. Poi, tra l'altro, c'è questo profumo inebriante. Alla mattina vado a lavare i capelli e sono veramente morbidissimi e districati. Tra tutte quelle che ho provato finora, la mia preferita rimane comunque quella all'aloe. Quindi, se dovessi andare a ricomprare una di queste maschere, ricomprerei quella all'aloe. Passo poi ai prodotti per il viso. Allora, terminato questo gel detergente biologico alla rosa moschetta purificante dei provenzali. Questo è un prodotto adattissimo a questa stagione perché è rinfrescante, ha una texture gelatinosa che va a pulire in profondità la pelle senza però lasciarla che tira dopo l'utilizzo. Questo è un prodotto indicato anche per pelli sensibili, lo trovate in grande distribuzione, io ve lo consiglio se volete qualcosa di delicato ma allo stesso tempo purificante e vi dico non fa tirare la pelle dopo l'utilizzo. A me questo è piaciuto molto, sono 150 ml e costa anche poco. Poi terminato questo siero di Balea che mi è piaciuto tantissimo,
Questo siero con vitamina C è uno dei migliori sieri low cost provati finora. È un siero in crema di cui vi ho parlato già diverse volte. Mi lasciava la pelle morbidissima, luminosa, una pelle proprio radiosa. Mi è piaciuto tantissimo. Questo è un prodotto che andrei sicuramente a ricomprare. Terminato poi anche un tonico che utilizzo da anni, questo di Benton all'aloe. Contiene acido salicilico allo 0,5% e contiene anche bava di lumaca, acido ialuronico. È un tonico riequilibrante che è perfetto se avete qualche imperfezione perché la fa seccare prima. È un prodotto che allo stesso tempo è idratante, quindi se avete una pelle mista potete utilizzare anche solo questo tipo siero perché ha una consistenza un pochino densa che fa anche, vi dico, da siero, soprattutto in questa stagione dove magari la pelle sopporta pochi prodotti. Questo è un prodotto che continuo a ricomprare, lo utilizza anche mia figlia, è perfetto se avete una pelle con imperfezioni, una pelle mista, anche da utilizzare magari solo nei giorni in cui avete il problema. Fa anche un leggero peeling enzimatico, questo perché contiene acido salicilico e lascia la pelle bella luminosa, da utilizzare alla sera. La mattina andare a mettere sempre la crema solare se uscite. Questo io adesso lo stopperò per un po' e lo riprenderò magari in autunno inverno. Terminate poi due creme contorno occhi che mi sono piaciute tantissimo. Una è questa di Vichy Mineral 89. Questa è una crema che contiene acido ialuronico, caffeina, è un gel rinfrescante, decongestionante e anche idratante, perfetto per il giorno in questo periodo, ottimo come base trucco, lascia la zona del contorno occhi distesa, va proprio a rinfrescare e a risvegliare lo sguardo alla mattina e non appiccica, si assorbe bene, quindi è perfetto proprio da utilizzare prima di andarsi a truccare. Io adesso stavo utilizzando solo questo, non andavo a mettere altri prodotti sopra. Se avete un contorno occhi più esigente del mio, magari potete utilizzarlo come siero decongestionante e poi andare ad applicare una crema sopra più nutriente o idratante. Questo dovrebbe andare proprio a rivitalizzare e fortificare la pelle, per me è un mai più senza in estate. L'altro invece è questo di Caudalie al resveratrolo. Questo è un trattamento liftante occhi gel crema anti borse. Questo è un prodotto che ho utilizzato spesso alla sera, ve l'ho fatto vedere anche in azione nella routine serale, ma l'ho utilizzato anche alla mattina perché è una crema in gel abbastanza leggera che va proprio a liftare la zona del contorno occhi senza farla tirare. È rassodante, liftante e idratante. Perfetto sempre in questo periodo, per l'inverno forse sarebbe un po' poco, magari per il giorno. Mi è piaciuto moltissimo questo contorno occhi. Adesso devo acquistare una nuova crema per contorno occhi, magari fatemi sapere se avete qualche consiglio da darmi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché sto terminando altre due creme che ho lì, però non sono tanto ispirata ad utilizzare e quindi volevo acquistarne una. In realtà ho preso un nuovo prodotto per contorno occhi che vi farò vedere poi nei prossimi video perché ho fatto degli acquisti. Vabbè, comunque fatemi sapere nel caso se avete una crema contorno occhi che non ho ancora utilizzato da consigliarmi. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo e purtroppo è terminato è questa maschera notte idratante e anti-age di Etherea, la Sleeping Mask, che vi ho fatto vedere in azione sempre in quel video. Questa è una bomba, vi rimette a nuovo la pelle, almeno su di me veramente funzionava benissimo. All'interno ha delle perle di Q10 che quando andate a massaggiare sul viso vanno a rottura e si fondono perfettamente con la pelle. Io la utilizzavo praticamente come crema notte e la utilizzavo quasi tutti i giorni perché mi lasciava proprio la pelle distesa al mattino, morbida, e avevo anche delle imperfezioni da mascherina, delle irritazioni, mi ha sistemato tutto. Una maschera in crema, questa di Josac, anti-age, lisciante, ridensificante. Ve ne ho già parlato diverse volte anche di questa,
L'anti-age non l'ho notato, anche perché va tenuta 5 minuti, quindi non penso che in 5 minuti possa fare chissà quali cose, ma è una maschera che rassoda e lascia la pelle liscissima. È una maschera fresca che mi è piaciuta, è adatta anche a pelli sensibili, va poi risciacquata, una maschera a risciacquo questa. Poi altre maschere che ho utilizzato sono queste tre di Balea, questa che era in limited edition, non so onestamente se si trovi ancora. Maschera viso in tessuto idratante con estratto di cactus e acido ialuronico, questa mi è piaciuta, l'ho tenuta sui 20 minuti, non lasciava la pelle appiccicosa dopo l'utilizzo, il siero era in quantità normale e mi è piaciuta, ecco, niente di strabiliante, però non male. Questa assolutamente bocciatissima, ve ne ho già parlato nei top e flop, maschera viso idratante rinfrescante con estratti di ananas e maracuja, questa mi ha mandato a fuoco il viso, l'ho dovuta togliere subito, tra l'altro qui c'è scritto che va lasciata, non è neanche da risciacquare, aiuto, lasciare agire 10-15 minuti e poi massaggiare fino a completo assorbimento oppure rimuovere l'eccesso con una velina, mai più questa, poi vabbè è limited edition. Ma su di me non ha funzionato assolutamente bene. Poi un'altra, questa maschera viso idratante in tessuto dal profumo di granita di mango. Boh, io tutto sto profumo onestamente non l'ho sentito. Non male, però sì, anche qui non ho visto risultati straordinari. Preferisco sempre quella al cocco, assolutamente. Quindi queste non sono maschere che andrei a ricomprare. Poi terminato anche lo spray di Jouer, questa è una mist idratante, era in un formato piccolino da borsetta comodissimo, anche questa trovata in una My Beauty Box. Di questa ve ne avevo già parlato perché io avevo utilizzato l'altro formato, quello da 100 ml, qui esiste anche in formato più grande, è un'ottima mist per il viso, rinfresca, mantiene la pelle idratata, contiene alcol, ma è negli ultimi posti degli ingredienti e quindi non mi ha creato particolari problemi. È adatta anche questa a pelle sensibile e per questo periodo sempre molto consigliate le mist. Passando poi ai solari, vi mostro quelli corpo che abbiamo terminato, che sono Sunny Frogy SPF 30, SPF 50. Questi ci sono piaciuti tantissimo, contengono filtri fotostabili UVA, UVB, hanno una tecnologia per l'applicazione multiposizione, quindi se avete dei bambini per applicare la crema, questi sono comodissimi. Hanno una texture fondente, non fanno scia bianca, quindi voi li erogate e li massaggiate in un secondo, si assorbono, sono water resistant, vegan. Hanno dei probiotici all'interno, li trovate su Amazon. Io li ho ricevuti dall'azienda, mi sono piaciuti tantissimo. Peccato che durino poco. Queste protezioni solari spray durano veramente poco, però vi dico, hanno fatto un ottimo lavoro, ci hanno protetti perfettamente. L'altra protezione che abbiamo utilizzato è questa di Caudalie SPF 50, spray solare resistente sempre all'acqua. Questo è adatto a viso e corpo, ha una profumazione buonissima, proprio estiva. Anche questo contiene ingredienti che non danneggiano gli oceani. È un prodotto che è idratante, anche questo si assorbe bene. Questo è un latte che voi andate a massaggiare, sempre spray, però è no gas, quindi voi lo andate a massaggiare, anche questo si assorbe veramente in modo rapido. Ottimo, ne ho un altro da terminare, ci è piaciuto tantissimo. Per il viso invece è terminata la protezione della Roche-Posay, questo fluido invisibile, senza profumo, adattissimo anche alla zona del contorno occhi. Piaciuto molto, vi ho già detto che il dupe economico è quello di Garnier, che infatti sto utilizzando. Questo è un prodotto fluido che si assorbe rapidamente, non lascia scia bianca, perfetto da utilizzare come base trucco.
Ottimo, davvero nient'altro da dire su questo solare perché ormai ve ne ho parlato tantissimo, anche quello contiene alcol, però a me non ha causato assolutamente alcun tipo di problema, è un prodotto che vi continuo a consigliare. Poi l'altro è lo stick solare invisibile di Clarins SPF 50, questo è adatto alle zone sensibili, quindi sempre contorno occhi, naso, orecchie, spalle, le zone un pochino più esposte. È uno stick completamente trasparente, ha una profumazione strepitosa, non vi so dire di cosa, ma ha una profumazione buonissima. Questo stick lo riacquisterò sicuramente, l'ho utilizzato anche per i miei figli, anche sulle lentiggini, ha funzionato alla perfezione, quindi questo super super consigliato. Passando invece velocemente al make-up, unghie, accessori, terminati questi due prodotti per unghie. Uno è di Astra, lo Smoothing Primer Leviga Uniforma Rinforza. Questo mi è piaciuto tantissimo, l'abbiamo terminato velocemente perché anche mia figlia l'ha utilizzato spesso. Con due passate fa un bel effetto French manicure, leggermente rosato, come vi ho già detto. Straconsigliato anche questo, costa poco e si asciuga in fretta, fa un bellissimo effetto anche da solo, oppure lo potete mettere come base sotto allo smalto perché va proprio a levigare la superficie delle unghie. L'altro poi è il Top Coat di L'Oréal, questo degli smalti ad olio. Perfetto, questo top coat, niente da dire. Faccio fatica a trovarlo adesso, lo volevo ricomprare, devo guardare da Tigotà se è tornato perché per un periodo non l'ho visto. Comunque questo è un top coat che sigilla bene lo smalto, lo fa durare di più e lo rende più brillante. Consigliatissimo anche questo top coat. Poi questo guantino per dito di Glow, questo era per struccare gli occhi senza acqua, no, io lo utilizzavo tipo panno in microfibra quando andavo magari a massaggiare lo struccante prima e poi con questo andavo a rimuovere tutto. Mi è piaciuto, però senza acqua no, a me questi prodotti da utilizzare senza acqua non mi piacciono perché creo troppo sfregamento sulla pelle e preferisco evitarlo. Però per rimuovere eventuali residui, questo mi è piaciuto assolutamente. L'ho strausato, infatti si vede ormai questo non va più bene, gratta più che altro, quindi non va bene. Solita matita di Astra, adesso ne ho acquistata un'altra che poi vi farò vedere. Questa è la matita per sopracciglia Micromina, ve ne ho parlato tantissime volte. La mia colorazione è la 02 Ash Blonde. E poi terminata anche questa spugnetta di Mesauda che sono andata a sostituire con le spugnette che vi ho fatto vedere di recente. Questa mi è durata tantissimo e mi è piaciuta molto. Però, visto che ho trovato quelle più economiche, va benissimo così, ecco. Sempre per le unghie, terminato poi il solvente leva smalto di Sien, questo senza acetone, indicato anche per unghie finte, che ricompro sempre da Lidl insieme al barattolino leva smalto ad immersione. Sono prodotti molto performanti che non inaridiscono le unghie, quindi, visto che costano anche poco, continuo a ricomprarli con soddisfazione. Ne approfitto per farvi vedere da vicino questa manicure pastello con gli stampini che mi ha fatto la Sophie. Ve l'avevo mostrata su Instagram, però per chi non mi segue su Instagram ve la faccio vedere. Ho fatto i soliti colori pastello e poi la Sophie mi ha fatto scegliere tra i vari stampini che ha perché si è specializzata un po' in queste cosine per unghie, in queste decorazioni e dopo varie prove devo dire che è diventata bravina. Io ho scelto le piume e gli acchiappasogni. Sui due anulari le ho fatto mettere le piume, questa è quella che mi piace di più, e invece sui pollici, questo qua è bellissimo, secondo me l'acchiappasogni è venuto molto bene, anche dettagliato, non è semplice farlo così dettagliato, non so se mette a fuoco, riuscite a vederlo bene, forse così sì. E l'altro invece è quello che mi piace un pochino di meno perché c'è l'acchiappasogni qui e le due piume sopra, insomma. Comunque,
Sono soddisfatta di questa manicure un po' diversa dalle solite. Il video termina qui, spero di avervi dato qualche informazione utile o semplicemente di avervi fatto un pochino di compagnia. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per supportarmi e rimanere in contatto con me. Come sempre vi ringrazio per la vostra presenza, vi mando un grande abbraccio e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!